Casa Grande Padana nasce oltre 50 anni fa. Eravamo una piccola azienda, una delle tante che nascevano nel territorio. E oggi contiamo 6 stabilimenti, tutti all'interno del distretto ceramico. Per segnare questi 50 anni di storia abbiamo pensato un libro che tracciasse il viaggio che si fa per realizzare la ceramica, quelli che sono gli elementi essenziali che rientrano nella ricetta per fabbricare le ceramiche, quindi terra, macchine e uomini. Per i nostri 50 anni, visto che si inaugurava una strada che proprio era tangente ai nostri confini, ci siamo trovati con una bella rotonda davanti ai nostri ingressi, quindi ci siamo immaginati di fare una scultura che rappresentasse anche un po' una porta d'accesso al distretto della ceramica venendo da ovest. Le nostre piastrelle sono destinate a tutto il mondo e sono ceramiche che vengono utilizzate in tutti gli ambienti, dal bagno fino alla cucina. La ceramica di per sé è il prodotto, credo uno fra i prodotti più adatti ad essere utilizzato sia nei luoghi di ristorazione ma anche nei luoghi di preparazione del cibo. Noi siamo presenti in questa mostra al laboratorio Ceramics of Italy con un prodotto che chiamiamo Bios Antibacterial Ceramics, che è un prodotto innovativo perché siamo riusciti a rendere la ceramica, che di per sé ha già delle prestazioni eccezionali di pulibilità e di resistenza alle macchie, siamo riusciti a renderla anche antibatterica, che in particolare destinazione d'uso come sono le cucine, come sono i ristoranti, danno veramente un plus che mi sembra molto importante. Abbiamo fornito i nostri materiali per la realizzazione di un importantissimo padiglione, che è il padiglione China Vanchi. È stato disegnato da Libeskind, quindi tutta la pelle di questo padiglione è rivestita da nostre laste ceramiche disegnate appositamente da Daniel per questo progetto.